Benissimo, proseguiamo con un talent diretti qua a cortinametraggio e chiacchieriamo un po' con Roberto Ciuffoli. Quindi abbiamo attore, regista, sceneggiatore, insomma una quantità di ruoli ed attività veramente incredibili. Complimenti, tanto per cominciare. Grazie, ma questo dipende tutto, perché sono quelle qualifiche che assumi negli anni. No, visto che gli tutte anni meritate sono... però. Ma tutte provate, almeno, cioè, come dire, ci si prova, poi dopo bisogna vedere se uno sia un bravo attore, oppure un bravo sceneggiatore, oppure un bravo regista, non lo so questo. Ma intanto uno prova a fare tante cose. Ma qua appunto arriva il conforto dei tanti anni, quindi come nel nostro paese spesso succede, si premia ad un certo punto la resistenza. Quindi allora... Caparbietà! Accidenti, se dopo 40 anni e passa, insomma, sta ancora là, vuol dire che forse qualcosa è da dire. Guarda, ti dico questo, io conosco la Maddalena che ha strutturato, costruito cortinametraggio. Se ti ha scelto, una ragione c'è, diciamo, cioè, Maddalena sappiamo che c'è. Con Maddalena ci si vuole tanto bene, siamo amici da tanti anni. E però siamo diventati amici conoscendoci proprio in virtù di percorsi professionali che si sono incrociati, e quindi anche al cortinametraggio sono arrivato prima da Amica per andare a trovare, poi un passaggio in giuria, poi un ospite, poi alla fine praticamente sempre più coinvolto. Ho il ruolo di conduttore di tutte le serate di proiezione, che sembra sembra quasi una barzelletta, cioè scusa, ma se proiettano i corti, che cosa conduci? Dici soltanto il titolo del corto. In realtà invece proprio per rendere la serata più piacevole. Raccontacelo un po' quindi la tua esperienza. Ma è bellissima l'esperienza qui a cortinametraggio, che va avanti da anni appunto in questa conduzione e quindi anche preparazione del festival, perché il cortinametraggio ha la sua espressione qui in questa settimana, ma in realtà c'è un lavoro dietro che dura un anno, quindi normalmente finisce il cortinametraggio come finirà questa sera con le premiazioni dei corti. Dopo tanti sforzi, ma veramente, ecco, dopo aver visto tutto quello che abbiamo visto nelle serate precedenti, quindi questa sera ci sarà la serata di premiazione, di fine, e l'iter è questo. Finisce sabato sera il cortinametraggio, domenica mattina Maddalena Maineri dice non lo faccio più, basta, questa è stata l'ultima volta perché è stato uno stress troppo classico, troppo... ogni anno la stessa frase, alla 18ª edizione, saranno una ventina d'anni che sentiamo questa cosa, quindi domenica mattina finisce, ciao, tutti anche un po' emozionati, basta, finisce, non lo faccio più, domenica pomeriggio inizia. Allora, per il prossimo anno, perché è così, i tempi sono questi, quindi già sappiamo quali saranno in realtà le date del prossimo cortinametraggio, e da lunedì prossimo inizieremo a pensare, allora, perché la dobbiamo fare, migliorare la cosa, però effettivamente questa cosa poi porta ad un risultato, che è stato quello che ci siamo trovati in questa settimana anche. Che andando sempre a cercare di migliorare almeno l'organizzazione di questo festival, fino adesso, insomma, siamo arrivati all'ultima serata, fino adesso ci siamo trovati con un festival che ha funzionato come un orologio svizzero, con dei corti di altissima qualità, ecco, dove sarà anche difficile scegliere il corto migliore. È stato difficile, molto... faccio parte della giuria che deve decretare il vincitore del corto commedia, e ieri sera ci siamo riuniti con tutte le giurie insieme, c'è stato un dibattito anche molto interessante, per niente scontri, non ti dico, non è inutile che ti dica no perché abbiamo litigato, no, per niente, è stato molto molto interessante proprio il confronto allora fra tutte le varie specificità di decisione per i corti, e la grande difficoltà c'è stata data proprio dai cortisti e dai corti che hanno portato in concorso. Chiaro. Perché ovviamente le storie poi possono piacere più o meno o per niente, quello che vuoi, un corto può piacere più, un corto può piacere di meno, ma la qualità di produzione dei cortometraggi sta crescendo in maniera esponenziale, ogni anno tanto di più, perché i corti son fatti bene, e oltretutto si sta capendo che il cortometraggio ha un linguaggio particolare, un linguaggio a sé, che non è una parte, uno spezzone, oppure soltanto una palestra per poter fare un lungometraggio.
Un cortometraggio ha un valore come cortometraggio, perché, corrisponde, guarda, alla letteratura come il racconto e il romanzo. Allora, il racconto non è inferiore come, no, come certo. difficoltà, anzi, come qualità di scrittura. I racconti sono un genere, hanno un linguaggio particolare, i racconti, che il romanzo non ha. Il romanzo ha un altro tipo di linguaggio, ha un'altra apertura, ha un altro andamento. E quindi il racconto non è meno del romanzo, chiaro, e viceversa. Ascolta, Roberto.